In attesa di capire quando potremo vederlo al cinema, Non c'è due senza te, commedia degli equivoci firmata da Massimo Cappelli, ottiene già un primo grande riconoscimento. La pellicola, che vede tra i protagonisti Fabio Troiano, Dino Brescia, Tosca d'Aquino e Belen Rodriguez, figura infatti nella lista dei film ritenuti di interesse culturale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ha disposto di assegnare al film un cospicuo finanziamento di 200.000 euro. Insieme a Non c'è due senza te, altri 15 sono i film ritenuti di interesse culturale e per questo sovvenzionati dallo Stato. La commedia del regista Cappelli non sta attirando l'attenzione solo per la presenza di Belen sul set, ma per il tema trattato, quanto mai attuale. Fabio Troiano e Dino Brescia infatti interpretano due ragazzi gay che si amano e si troveranno coinvolti in una serie di avventure insieme alla sexy Laura, che metterà a dura prova il loro rapporto.